Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Credo che ricordiate tutti, cari fratelli e sorelle, questa conclusione delle preghiere che rivolgiamo al Padre. E ci sono vari modi di conclusione delle preghiere, ma questa mi sembra quella più aderente alla solennità che stiamo celebrando quest'oggi. E noi proclamiamo Gesù Cristo, Dio, che siede alla destra del Padre nell'unità dello stesso e dello Spirito Santo. È quello stesso Cristo, servo di Dio ed unto, il Messia Gesù, umiliato e scacciato dagli uomini, che non è stato capito da essi, che è stato crocifisso ed è stato punito con una morte infame, quella proprio della crocifissione, però risorto dai morti, portatore di salvezza dell'umanità. Ecco, proprio quel Gesù Cristo è assunto alla destra del Padre e vive e regna a Dio per tutti i secoli dei secoli. Quindi dall'infamia della morte alla gloria del cielo. Questo perché? Perché Egli è Dio. Il racconto di Luca, che è stato proclamato quest'oggi, Solennità dell'Ascensione, a me, cari amici, fa pensare alle nostre celebrazioni eucaristiche. Abbiamo ascoltato che cosa fa Gesù. Porta gli apostoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato in cielo. Li benedisse. Diceva bene di loro ed invitava loro poi a dir bene in mezzo all'umanità. Ebbene, la nostra celebrazione eucaristica alla fine è questa. Gesù Cristo ci invita alla mensa dell'altare e della parola, quella della parola in cui noi siamo invitati ad ascoltare quello che Lui ci ha insegnato durante il suo cammino terreno, quella dell'altare dove ci nutriamo del suo corpo e del suo sangue, dati per noi in memoriale della vita stessa, della morte e resurrezione del Signore, a sconto dei nostri peccati e per la nostra salvezza. E alla fine di tutta questa celebrazione c'è la benedizione, cioè veniamo benedetti da Dio attraverso il sacerdote, affinché noi stessi, popolo di Dio, possiamo benedire i nostri fratelli, portar loro la parola di Dio, portar loro il bene di Dio. Ebbene, come vi dicevo, a me questo fa pensare l'ascensione, questo grande evento che, secondo alcuni studiosi, è coincidente con la risurrezione stessa di Gesù, ma che invece Luca pone tra l'uno e l'altro in 40 giorni. Abbiamo ascoltato la fine del Vangelo di Luca, al capitolo 24, Vangelo di Luca che si conclude proprio con questo evento dell'ascensione, ma abbiamo anche ascoltato gli Atti degli Apostoli, al capitolo primo,
sempre scritti da Luca, come sappiamo, e nel quale egli riparte proprio dal giorno in cui Gesù fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Tutti questi due racconti sono rivolti a Teofilo, questo personaggio, questo Teofilo innamorato di Dio, al quale viene annunciata questo racconto, viene detto come si svolsero i fatti della vita di Gesù. Ebbene, la spiegazione potrebbe essere in questi 40 giorni fissati da Luca, proprio per il fatto che prima di iniziare la predicazione del Vangelo gli apostoli stessi devono maturare quello che è stato proprio tutto l'evento pasquale, l'evento della passione, morte e risurrezione di Gesù. E per gli apostoli l'ascensione non è nient'altro che una tappa, direi, verso l'altro grande evento, che sarà quello del dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. Quando essi riceveranno questo dono, saranno in grado di testimoniare la parola che gli è stata annunciata attraverso l'insegnamento stesso di Gesù. Il compito che lascia Gesù Cristo agli apostoli e che poi indirettamente, logicamente, è affidato a ciascuno di noi, è quello di portare questa parola, questo insegnamento ai nostri fratelli, avendo, così come fecero gli apostoli, lo sguardo fisso verso il cielo, ma consapevoli che quello che noi facciamo nostro guardando il Signore diventi anche degli altri, di coloro che camminano con noi. Bonhoeffer diceva: nella vita bisogna avere lo sguardo rivolto verso il cielo, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo camminare con i nostri piedi per fare in modo che la parola che abbiamo ascoltato, la parola che abbiamo recepito, l'insegnamento che Gesù Cristo ci ha dato, serva non solo a noi, ma anche a tutti i nostri fratelli. Papa Benedetto, parlando dell'ascensione, diceva così: l'ascensione conclude il periodo delle apparizioni di Gesù dopo la risurrezione. Nell'occasione Gesù non compie fisicamente un viaggio verso una zona lontana dal cosmo, ma entra nella piena comunione con Dio. Anche se non è più fisicamente visibile, Gesù rimane comunque presente nel mondo in modo nuovo, grazie al potere di Dio che supera le limitazioni della spazialità. I discepoli ne sono consapevoli ed è per questo che non si rattristano, ma sono pieni di gioia. Ecco, cari fratelli e sorelle, rimaniamo anche noi pieni di gioia e non dobbiamo rattristarci perché fisicamente non abbiamo colui davanti a noi, colui nel quale crediamo, perché Gesù, come ha detto giustamente Papa Ratzinger, rimane comunque presente nel mondo, è comunque presente nel mondo in un modo nuovo, proprio perché Dio ha un potere illimitato ed enorme che supera le nostre limitazioni, che supera i nostri spazi. E se noi ci adeguiamo, seguiamo, abbiamo fede in questa illimitatezza di Dio, potremo avere un'opera efficace delle nostre azioni nel portare la sua parola illimitata, perché anche la nostra parola non avrà più limiti di spazio e né di tempo. È fede, è speranza, è amore verso gli altri, è annunciare Dio stesso. Fede, speranza e carità. Se ne facciamo nostre queste tre virtù teologali, noi nel cuore avremo Dio e saremo pronti ad annunciarlo a tutti i nostri fratelli. Sia questo il grande dono che possiamo ricevere da questa solennità dell'ascensione di quest'oggi, sia questo l'impegno di ciascuno di noi nel vivere la propria vita a servizio di Dio e dei fratelli. Buona domenica a tutti.